perché ha avuto un problema tecnico proprio in griglia di partenza prima, ma ci siamo, la partenza, ora il semaforo verde. Partito bene Rangoni, vediamo subito. Quella mattina il titolare del bar si svegliò presto per andare ad accogliere il nuovo cameriere, che salutò rapidamente porgendogli il grembiule nero. Il giovane, inesperto e agitato, si infilò rapidamente il grembiule. Poco dopo, due giovani entrarono nel bar per una colazione veloce. Una coppia innamorata, felice e spensierata. Dopo aver ordinato il caffè, si accomodarono al tavolino rosso, con le sedie marroni, all'esterno del bar, per godersi la splendida mattinata che era solo all'inizio. Chissà cosa si stavano dicendo. Sarebbe stata una mattina perfetta se solo il nuovo cameriere alle prime armi, con il nuovo lavoro, appoggiando sbadato il vassoio sul tavolo, non avesse rovesciato il caffè sugli abiti della ragazza, che, innervosita, si sarebbe tolta la giacca per evitare di prendere freddo. E se il caffè non avesse bagnato i vestiti nuovi della ragazza, il ragazzo, un po' divertito dall'accaduto, non avrebbe lasciato la giacca alla fidanzata, evitando così che lei si ammalasse. L'impacciato cameriere, non poco imbarazzato dall'errore commesso, si affrettò a pulire quel po' di caffè rimasto sul tavolo. Un gesto pressoché inutile. Dopo lo spiacevole inconveniente, i due ragazzi si alzarono spazientiti. Allontanandosi dal bar, si diressero verso casa della ragazza, commentando l'accaduto e ripromettendosi che non sarebbero più tornati in quel bar, con quel cameriere tanto inesperto. Al rientro verso casa, il ragazzo si rese conto che la sua galanteria aveva avuto un lato negativo. Quello ad ammalarsi fu lui. Si sedette sul letto sfinito, capendo che non sarebbe riuscito a coprire il suo turno. Affranto, decise di chiamare il suo datore di lavoro. Dall'altra parte della città, un uomo che stava passeggiando sentì il telefono squillare e velocemente rispose. Dopo che il ragazzo con gli occhiali tondi color oro, dispiaciuto, gli spiegò la situazione, l'uomo insistette affinché il ragazzo non si assentasse perché avrebbe causato non poco disagio. Il ragazzo si scusò nuovamente e riagganciò. Se il ragazzo non si fosse dovuto assentare, il capo, spazientito, non si sarebbe irritato al punto da calciare un salpietrino. Se non avesse spostato quella pietra, non sarebbe rimasto il buco nel terreno e il dolce bambino con gli occhi grandi azzurri, che più tardi correva giocando con il palloncino giallo in quella piazza, non sarebbe inciampato. E se non fosse stato per la caduta del bimbo, la donna, diretta al lavoro, non si sarebbe girata di scatto e non le sarebbe scivolato il taccuino tanto prezioso, dove c'erano tutti gli ordini e le richieste dei clienti, scritti su dei fogli colorati, che, in quello scatto così frenetico, scivolarono per terra, e la donna, raccogliendo i fogli dispersi qua e là, si dimenticò di un foglietto, il più importante forse, quello blu. Alla richiesta della ragazza dai capelli dorati del suo mazzo di fiori, la fioraia cadde dalle nuvole. Quel biglietto deve esserle caduto assieme agli altri quando le scivolò il taccuino. Dispiaciuta, le disse che avrebbe fatto subito la composizione di fiori da portare alla cara nonna. E se non fosse stato per quel biglietto blu caduto e la svista del mazzo di fiori non preparato, il marito della fioraia non sarebbe dovuto correre a prendere la figlia a scuola, costringendolo a partire subito, spostando i suoi impegni e saltando qualche stop per la strada, consapevole che la figlia stava aspettando da un po' di tempo. La bambina stava seduta sugli scalini davanti alla scuola, da quasi mezz'ora, e all'arrivo del padre balzò in piedi correndo verso la sua macchina bianca con un sorriso grandissimo. Se la fioraia non avesse perso quel biglietto così importante per la ragazza dai capelli dorati, se non avesse chiesto al marito di occuparsi della figlia, e se l'uomo non fosse dovuto andare a prenderla a scuola, sarebbe arrivato in tempo dal meccanico e il meccanico, al suo arrivo, non avrebbe interrotto il suo lavoro, mettendosi in tasca l'attrezzo che aveva in mano per sistemare la macchina da corsa.
E se non fosse stato per il ritardo dell'uomo a firmare le carte per la nuova macchina, il meccanico, riprendendo il lavoro sulla preziosa macchina da corsa, si sarebbe ricordato dell'attrezzo messo in tasca in precedenza e all'arrivo del pilota non avrebbe dato la conferma della fine delle riparazioni, consegnandogli le chiavi e dandogli così il permesso di andare via. E proprio a causa dell'attrezzo che all'apparenza sembrava inutile e della distrazione del meccanico, quel giorno, su quella pista, in quella gara così importante, il pilota porta San Luci e va a muro, va a muro. Quanto valore ha la casualità della vita? Se ogni cosa sulla Terra fosse razionale, non accadrebbe nulla.